Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in nome di Allah. Oggi il nostro sermone porta il titolo Ramadan è il mese della bontà, della generosità e delle vittorie. Ma prima di tutto, lode ad Allah, il Signore dei mondi, che disse nel Sacro Corano: quelli che di giorno e di notte in segreto o apertamente danno dei loro beni avranno la ricompensa presso il loro Signore, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. È testimonio che non c'è altro Dio che Allah, l'unico, è testimonio che il nostro Maestro e il nostro profeta Muhammad è il suo servitore e il suo messaggero, che disse in un hadith sharif, uno dei suoi detti: due angeli scendono ogni mattina e uno di loro dice: oh Allah, dia a chi spende qualcosa al posto di ciò che spende in elemosina. L'altro dice: oh Allah, dia la distruzione a chi la trattiene. Pace e benedizione di Allah sul nostro profeta, sulla sua famiglia, i suoi compagni e sui tutti che le seguirono con carità fino al giorno del giudizio universale. Seguitando in merito, l'Islam è la religione dei valori, degli ideali, della sublima etica. Tra questi valori a cui l'Islam ci ha invitato ad adottare e seguire c'è la generosità, perché si considera uno degli attributi conferiti ai messaggeri di Allah ed ai virtuosi. A favore di questo attributo regnano l'amore, l'affetto e la fratellanza tra i popoli. Il frutto di questo sarebbe una società potente e coerente, basata sulla solidarietà e la generosità, governata dalla sincerità e dalla fedeltà. Tutto ciò si concretizza nelle parole del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, quando disse: la parabola data ai credenti nel loro amore reciproco, nella loro reciproca misericordia e nel loro reciproco affetto è quella del corpo. Quando un membro di esso soffre, le altre membra del corpo si chiamano l'una con l'altra, in ragione di quel dolore, con l'insonnia e la febbre. La generosità è uno degli attributi di Allah, l'Altissimo, è un nome dei bellissimi nomi di Allah. L'Onnipotente è il generoso donatore, la cui porta non si chiude mai in faccia di qualsiasi persona. La sua donazione non attira, non respinge chi li chiede e non delude nessuno. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: Dio è generoso, ama la generosità, ama etica e odia l'etica profana. In un hadith Qudsiya, cioè uno dei detti divini: o miei servi, voi tutti siete sbandati, eccetto colui che ho guidato. Cercate la mia guida ed io vi guiderò. O miei servi, voi tutti siete nudi, eccetto colui che ho vestito. Cercate da me di che vestirvi ed io vi vestirò. O miei servi, voi peccati di notte e di giorno, e sono io che perdono tutti i peccati. Cercate il mio perdono ed io vi perdonerò. O miei servi, voi non potrete cercare di nuocermi e voi nuocermi in realtà, come non potrete cercare di farmi del bene e voi farmelo in realtà. O miei servi, se dal primo all'ultimo di voi, uomini e jinn, foste tutte bi, come il cuore più tra di voi, questo non aggiungerebbe nulla al mio regno. O miei servi, se dal primo all'ultimo di voi, uomini e jinn, vi trovaste tutte insieme in un solo luogo e mi imploraste, ed se io dessi a ciascuno di voi quanto mi viene chiesto, questo non diminuirebbe ciò che io posseggo, più di quanto un ago diminuisce il mare in cui viene immerso. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: il possesso di Allah è così vasto che nulla lo diminuisce. È una donazione generosamente perpetua giorno e di notte. Immagina cosa spende dal giorno in cui creò i cieli e la terra. Tutto ciò non diminuì il suo possesso.
Il nobile Corano ci mostra che la generosità è uno degli attributi dei profeti e dei messaggeri. E della storia del profeta Ibrahim, cioè Abramo, pace su di lui, disse Allah: ti è giunta la storia degli ospiti onorati di Abramo? Quando entrarono da lui dicendo pace, egli rispose: pace o sconosciuti. Poi andò discretamente dai suoi e tornò con un vitello grasso e le offrì loro, disse: non mangiate nulla? E grazie alla sua esemplare generosità, il profeta Abramo fu soprannominato il padre dei due ospiti. Allah, l'Altissimo, ci esorta a comportare generosamente l'un l'altro in modo che meritiamo la sua generosità e la sua immensa grazia, dove egli disse: coloro di voi che godono di favore e agiatezza, non giurino di non darne ai parenti, ai poveri e a coloro che emigrano sul sentiero di Allah. Perdonino e passino oltre. Non desiderate che Allah vi perdoni? Allah è perdonatore misericordioso. Egli, cioè Allah, disse anche: quelli che no, con i loro beni sono generosi per la causa di Allah sono come un seme da cui nascono sette spighe, e in ogni spiga ci sono 100 chicchi. Allah moltiplica il merito di chi vuole lui. Allah è immenso sapiente. Allah disse anche nel Corano: la carità non consiste nel volgere i volti verso l'Oriente e l'Occidente, ma nel credere in Allah e nell'ultimo giorno, negli angeli, nel libro e nei profeti e nel dare dei propri beni per amore e suo ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti desiderati e ai mendicanti. È solo per il volto di Allah che vi nutriamo, non ci aspettiamo da voi né ricompensa né gratitudine. In vero, noi temiamo un giorno terribile e catastrofico da parte del nostro Signore, cioè Allah. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: spendi per elemosina, Dio ti darà ciò che spenderai. Ramadan era ed è ancora il mese della generosità e della bontà e della solidarietà. E il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era l'uomo più generoso, specialmente durante il mese di Ramadan. Si tramanda da Ibn Abbas che l'inviato di Allah su di lui, la preghiera e la pace divina, era il più generoso degli uomini. Ed è durante il mese di Ramadan, quando Gabriele lo incontrava, che lui era più generoso. Gibril o Gabriele lo incontrava ogni notte di Ramadan per insegnargli il Corano. E quando Gibril o Gabriele lo incontrava, l'inviato di Allah, pace su di lui, era certamente più generoso del vento portatore di pioggia. Se il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ci ha esortato ad offrire il cibo in ogni circostanza, dicendo: pace e benedizione di Allah su di lui, o uomini, diffondete il saluto di pace tra voi, offrite il cibo ai bisognosi e fate la preghiera notturna, cioè quella volontaria, quando le persone si addormentano, avrete il paradiso come ricompensa. Inoltre, il profeta incoraggia l'ospitalità dicendo: chi crede in Allah e nell'ultimo giorno deve accogliere gli ospiti con generosità. Così il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, sottolinea che dare cibo ed accogliere gli ospiti durante questo mese benedetto sono i più premiati. Egli disse, pace e benedizione di Allah su di lui: chi dona ad un digiunatore del cibo con cui rompere il suo digiuno, ha la sua stessa ricompensa, senza che niente sia diminuita della ricompensa del digiunatore. Questo premio è riservato a chiunque offra un pasto al digiuno, oppure al digiunatore, sia che si tratti di un ricco, povero, parente, stretto, amico o altro.
E come vediamo, la parola digiunatore fu menzionata dal profeta Muhammad in modo indefinito per essere generalizzata e inclusiva. Oltre ai poveri, i cui bisogni devono essere soddisfatti, c'è un altro scopo giuridico concepito dalle parole del profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui. Si tratta di rafforzare i rapporti interpersonali nel mese di gentilezza ed affetto, in cui le persone si riuniscono attorno al tavolo della famiglia, della grande famiglia, degli amici e dei colleghi. E il significato inteso da questo hadith sharif, cioè il detto del profeta, si riferisce a colui che offre realmente il pasto al digiunatore, invitandolo a mangiare o fornendolo del cibo e implicitamente a dargli una carità o presentarlo come un dono di cibo o fornirgli le disposizioni. La Hadith Sharif, cioè il detto del profeta Muhammad, mira quindi a un duplice scopo: da un lato la solidarietà sociale, al punto che non c'è tra noi uno che soffre la fame, né indigente né misero durante questo mese benedetto. D'altra parte, realizzare la solidarietà e il rafforzamento dei legami sociali tra le persone per sempre e soprattutto durante il mese di Ramadan. I compagni del profeta, che Allah sia soddisfatto di loro, ci diedero il miglior esempio della generosità o della generosa donazione di beni e anime. Di beni e di anime in cerca di ottenere la soddisfazione di Allah, specialmente in tempi di austerità e calamità. E per raggiungere la solidarietà, la cooperazione, enter clemenza, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, rese omaggio alla solidarietà e enter clemenza degli ashariti, cioè yemeniti, dicendo: gli Ashariti, quando le loro donne diventano vedove a seguito delle battaglie o della battaglia e i loro bambini non trovano da nutrirsi, allora raccolgono ciò che hanno in un solo indumento, poi lo condividono equamente fra loro. Sono di loro e loro sono miei. Secondo Anas ibn Malik, che Allah sia soddisfatto di lui, una volta disse: Abu Talha era il più ricco di Medina. La sua proprietà più preziosa era un giardino chiamato Berha, che era di fronte alla moschea del profeta. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ci entrava e beveva dalla sua acqua fresca. Anas continuò dicendo: quando fu sceso il versetto coranico: non avrete la vera pietà finché non sarete generosi con ciò che più amate. Tutto quello che donato o donate, Allah lo riconosce. Abu Talha andò dal messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, per dirgli: o messaggero di Allah, Allah, gloria a lui, ti ha rivelato dicendo, ti ha rivelato: non avrete la vera pietà finché non sarete generosi con ciò che più amate. Tutto quello che donate, Allah lo conosce, e i miei beni più cari sono il giardino di Berha. Lo do in carità dedicata ad Allah. Aspiro la retribuzione o la ricompensa come ulteriore provvedimento per me con Allah. Mettilo dove Allah ti guida. Il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: bene, bene, è un ridizio. E il profeta disse: ho sentito quello che hai appena detto. Giudico bene che tu metta la tua carità ai tuoi parenti e genitori. Abu Talha disse: lo farò, o messaggero di Allah. Poi Abu Talha divise il giardino tra i suoi parenti e cugini. Si narra che Ibn Omar, che Allah sia soddisfatto di lui e di suo padre, disse: un uomo dei compagni del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, ricevette in dono una testa di pecora e disse: mio fratello e i suoi bambini ne hanno più bisogno, e lui glielo ho mandata, e quel fratello lo ha rimandata a un altro, e così via finché quella testa non sia arrivata a 7 case, e alla fine è ritornata al primo compagno. Di questo disse Allah che li preferiscono a loro stessi, nonostante siano nel bisogno.
I compagni che Allah sia soddisfatto di loro entravano in una gara di generosa donazione e risposta agli ordini di Allah e quelli del suo messaggero Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, oltre che per voglia e aspirazione per ciò che Allah ha preparato per generosi donatori. C'è quindi un grande bisogno di portare questa sublime moralità lontano dagli aspetti dell'avidità e dalla parsimonia e dall'egoismo. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: non crede in me che passa la notte ben soddisfatto quando sa che il suo vicino soffre la fame. Disse anche: o figlio di Adamo, se tu offri in beneficenza quello che eccede le tue esigenze, è meglio per te. Se lo trattiene, è male per te. Non sarai colpevole se hai delle risorse limitate. Inizia a rispondere alle esigenze dei suoi familiari che stanno a tuo carico. La mano che dà, la mano superiore, è migliore di quella che prende, quella inferiore. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chi ha un cavallo in eccedenza, devo lasciarlo che lo dia a chi, oppure lascia che lo dia a chi non ce l'ha. Chiunque abbia un cibo in eccedenza, lascia che lo dia a chiunque ne abbia bisogno. Dico questo e chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Torniamo, lode ad Allah, il Signore dei mondi, e preghiere divine e pace sull'ultimo messaggero, profeta di Allah, il nostro maestro Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, e sulla sua famiglia e sui suoi compagni, quindi e miei fratelli nell'Islam. La generosità e la donazione dell'anima è il grande più sublime di generosità. Questo è attributo delle persone nobili che preferiscono le altre a se stessi. Questo è il massimo grado di nobiltà e generosità. A questo proposito un poeta disse: c'è chi sacrifica la sua anima quando l'avaro è parsimonioso. Sacrificare l'anima è il grado più sublime di generosità. Tra le forme sublime di generosità c'è quella del soldato guardiano delle frontiere che difende la sua terra, la sua patria, la sua famiglia e il suo onore con tutta la sua pazienza, aspirando a una ricompensa divina. Di questo disse il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: proteggere i musulmani dagli infedeli nella causa di Allah per un giorno è meglio del mondo intero. Disse anche: due occhi non saranno mai toccati dal fuoco dell'inferno, un occhio che piange per la paura di Allah e un occhio che trascorre la notte a guardia della causa di Allah. Nella stessa prospettiva disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: quando i piedi di un servitore prendono volvere sul sentiero di Allah, non saranno toccati dal fuoco infernale. Sacrificare l'anima nel sentiero di Allah garantisce la prosperità dell'uomo sia nella vita mondana che nella vita di al di là. Di questo disse Allah l'Onnipotente: o voi che credete, perseverate, incettatevi alla preservanza, lottate e temete Allah, sì che possiate prosperare. Senza dubbio Ramadan è il mese delle vittorie. In questo mese benedetto ebbe luogo la grande battaglia di Badr, dove Allah l'Altissimo concesse ai credenti una vittoria abbagliante da parte sua, nonostante il numero e le attrezzature inferiori rispetto a quelli dei loro nemici. Disse, esaltato sia lui: Allah già vi soccorse a Badr mentre eravate deboli. Temete Allah, forse sarete riconoscenti. Quando diceva ai credenti: non vi basta che il vostro Signore faccia scendere in vostro aiuto 3.000 angeli? Anzi, se sarete pazienti e vi, quando i nemici verranno contro di voi, il vostro Signore vi manderà l'ausilio di 5.000 angeli guerrieri. E Allah non ne fece altro che un annuncio di gioia per voi, affinché i vostri cuori si assicurano, poiché la vittoria non viene che da Allah, l'Eccelso e il Saggio.
E durante il mese di Ramadan, che è la conquista della Mecca, che avvenne nell'anno 8 di Egera, lì il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, diede il miglior esempio in termini di buoni comportamenti morali, in particolare l'indulgenza, il perdono, la tolleranza e la misericordia. E il profeta chiamò tutti i suoi nemici che lo portarono già via e pianificavano di ucciderlo. Chiese loro: cosa pensate che sto facendo per voi? Risposero: ci farai del bene, sei un nubile fratello, figlio di un nubile fratello. Lui rispose: andate via, siete liberi. E anche nel 10 di Ramadan 1397 di Egera, corrispondente al 6 ottobre 1973, che ha avuto luogo la guerra di grandezza e dignità. Lì Allah ha concesso il successo alle nostre coraggiose forze armate per rompere la leggenda dell'esercito che sosteneva di essere invincibile. Gli hanno lanciato un colpo che lo ha scosso e l'ha ostacolato la sua arroganza, costringendo tutti a rendere omaggio e rispetto all'Egitto e alle sue forze armate. Lo slogan dei combattenti egiziani era: Allah è il più grande. Oltre al digiuno, le preghiere notturne, alla recita del Corano e alle convocazioni sincere, così la brillante vittoria fu realizzata e gli attaccanti furono respinti. E questo ci fa ricordare quello che le forze armate presentarono dei martiri al nostro caro paese Egitto. Con il loro sangue nubile era irrigato la terra della patria per difendere la religione, la patria, il suolo e l'onore. Le nostre coraggiose forze armate sono ancora l'armatura di sicurezza del nostro caro Egitto e della nostra comunità arabo-islamica. I suoi fedeli combattono ancora per una nubile guerra contro le forze del terrorismo e del male. Ogni giorno offrono nuovi sacrifici per difendere la sicurezza e la pace del paese, la sua grandezza e dignità. A loro importa di essere martirizzati tanto quanto gli altri si preoccupano di vivere. Sono ben predisposti a sacrificare tutto il caro e il prezioso per difendere la terra di questo paese e tagliare la mano a qualsiasi persona che tenta di minacciare la sua sicurezza. Nel corso della storia, tutta la storia diciamo, le forze armate sono l'armatura e la spada della comunità. La storia è la miglior testimonianza. O Allah, concede alle nostre anime pietà e le purifichi. O Allah, il garante e il protettore. Grazie dell'ascolto.